Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Un Proviamolo. Siamo su un gioco che si chiama Rotwood, che è per adesso in demo perché non è dato sapere ancora la data di uscita. È dei creatori di Don't Starve, ragazzi, un hack and slash dei creatori di Don't Starve. Quindi possiamo andare a vederlo insieme per la prima volta. Quindi hashtag Rotwood o hashtag proviamolo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E noi entriamo senza sapere neanche cosa fare. Possiamo addirittura fare team up con persone e amici online. Interessante. Per ora giochiamo in local perché siamo da soli. Quando ci sarà qualcun altro di voi che magari gioca su Steam, si potrà fare. Possiamo creare un nuovo personaggio. Ok. Per ora ci dice solo il character slot. Ovviamente poi penso lo personalizziamo. Ok, possiamo scegliere il tipo di specie. Quindi anemone. Ok, mammimal, belli, molto carini. E questi che cos'è? Ok. Sono molto indeciso, sinceramente. Questo mi ispira. Forse il gatto, dai, andiamo con il gatto. Cambiamogli la testa, possiamo mettergli varie impostazioni. Sinceramente mi piace più proprio gattino, quindi in questa maniera. Si possono cambiare le sopracciglia, queste un pochino più abbassate. Si possono fare gli occhi stretti, gli occhi allargati, gli occhi staccati. Facciamoli così, ok, un po' tontolone. Allora, possiamo scegliere il tipo di bocca. Ok. Mamma mia, allora, sinceramente, questa mi attira tanto, mi piace. Cattivone. Ok, si può cambiare anche il tipo di naso. Un nasone più grande, un nasone a V, un nasone piccolo. Nasone grande, dai. Orecchie, ah, posso mettere pure le orecchie da cane o da un altro tipo di animaletto. Mi piace più questo, devo dire. Adornamenti, possiamo mettergli il terzo occhio. Possiamo scegliere la colorazione dell'occhio addirittura. Molto interessante, mi sa che si poteva fare pure con le cose precedenti. Forse il colore degli occhi, sì, si poteva scegliere il colore degli occhi, molto interessante. Ovviamente il pelo non può essere cambiato, peccato. Il colore delle sopracciglia si può mettere, ok. Abbiamo detto il colore degli occhi, il naso, ah, anche il colore del naso si può mettere. Mettiamo lo scuro, dai. Poi le orecchie, il colore delle orecchie, la parte interna dell'orecchio. Facciamolo tutto così bello visibile, vai. Save change. Siamo pronti a partire in questo gioco. Per ora non c'è la lingua italiana, non sappiamo se la metteranno. Ok, già la grafica ricorda molto Don't Starve comunque. Movimento destra-sinistra WASD. Con il mouse ovviamente dal video non lo vedete. Si possono distruggere tutti gli elementi. Vediamo un po' se magari pure i cespugli. Sembra di no. Gli alberi sicuramente si riescono a rompere. Vediamo un po'. No, quell'albero no. Questi rotti, questi spaccati probabilmente possono contenere degli elementi. Ok. Possiamo parlare col tizio. Va bene. Ok, ovviamente ci dice tante cose. La madre albero. Ok. In pratica ci chiedono se vogliamo andare nella spedizione. Ci fanno vedere le domande. Ok. Vediamo un po'. Ok. Skip control explainer. Explainer control. Ok, questo ci può spiegare i controlli. Skippiamo, dai. Molto a secco. Non ci interessa, lo scopriremo giocando i controlli. Vai, a dritto. Molto facile, molto veloce. Ok. Ti possono rompere anche le piantine. Esplode? Oddio, esplode. Me ne sono accorto dall'effetto ad aria che face. Ok, questo dopo un tot di colpi prova ad attaccare. Ci sono delle gelatine. Perfetto, segna il terreno dove tira. Oh, che cosa? Questo alberello, tutte queste abilità fa. Mamma mia. Ok, ci dà la possibilità di scegliere qualcosa per andare avanti. I tuoi attacchi, no, il danno che prendi. Ok, quando tu prendi danni dal il tuo prossimo attacco togli il 100% dei danni in più. Ogni tre attacchi manda un proiettile. Io metto questo. Vai. Quindi sono dei potenziamenti a turni, interessante. Un po' alla... più che alla Don't Starve, alla... Oddio, non mi viene il nome, perché? All'Isaac. Quindi dopo tre colpi adesso ne tiriamo roba. Oh, tiriamo un proiettile, ok. No, guarda come c'è, bro. Porca zozza, che cosa? Sottrappole quei fiori. Ok. Stavo sottovalutando il fatto di non prendere danni. Questa è una sorta di armadillo.
Ok, l'abbiamo eliminato molto velocemente, fortunatamente. Oh, guarda come si arrabbia poi. Ok. Allora, il proiettile è in linea d'aria, quindi non è proprio comodissimo, posso dirlo? Ok, un proiettile l'abbiamo tirato. Guarda, spara pure la terra da sotto. Ok, di nuovo la scelta? Sì. La scelta è tra Stage Fall, quando praticamente ti curi di 50 di vita, perfetto. E Big Stick, il tuo primo attacco pesante, va bene. Che pulisce tutti i nemici, fa 150 danni a tutti i nemici. Interessante, ma voglio la cura. Mi sembra che la cura sia più intrigante. Allora, andando qui, penso che andiamo a prendere qualche oggetto, perché vedo che si possono switchare anche degli oggetti da utilizzare. Mi dice pure quanti sono col tab gli utilizzi. Tanta robina, mi fa vedere l'abilità che abbiamo. Quindi possiamo vedere pure gli altri player cosa fanno. Player non se può sentire, Mordugia. Ok. Guarda lo schifoso. Allora, per ora non mi sono curato, quindi penso di non avere ancora delle abilità per poter fare. Ah! Levy Attack è col destro, ragazzi. Ok. No! Aiuto! Mortaccioli. Quello fa qualcosa d'aria. Cioè, abbiamo pure le emoji. Ok. Aia. Via testa pigna. Però non mi sono curato, quindi ci deve essere qualche altra cosa che non so. Allora, quando muori, rimuovi tutto il power e ti curi il 50% e torni in vita. Quando praticamente viene attaccato, manda 250 danni a chi t'ha attaccato. Interesting. Allora, pure quello si può distruggere, vero? Vediamo un po' se c'è da Robin. Aiuto! Ah! Mi schioppa. Ok, non da Robin. Proseguiamo la nostra strada. Già mi piace come gioco, posso dirlo. Già mi intriga tanto. Ok. Oh, ne escono altri da quella piantina. È uno spawner. Boom. Ad aria. Ok, ne sono usciti tre. Ok. Bam. Velocissimo comincia a rientrare. La Corstone. Oddio, non so cosa servirà la Corstone. Perfetto, andiamo qua sotto. Ci piace. Questo giro ci piace. Ok, ok, c'è una sorta di shop. Va bene. Quindi se parliamo col tizio possiamo magari comprare qualcosa. Ok. Io sono curioso di sapere qualche cosa. Vediamo un po'. Yes, Tefra. Ok, intanto mi scuso se avete sentito altri suoni di YouTube, ma... Ok, sorry about that, sì, yeah. Ok. Non ho capito bene, quindi non c'è da nulla al maledetto, no. Forse dobbiamo portare degli oggetti. Capisco. Dobbiamo incontrare prima qualcuno. Interessante. Caricamenti molto veloci. Boss? Boss? Già? Quanta roba? Oh! Oh, liscio, non m'hai preso. Oh, no. Mamma mia, io sono finito sotto e l'ho fregato in quella maniera. Ok, aia, mi ha menato un piccoletto. No, mi ha acchiappato, porca miseria. No, no. Allora, io devo capire che fa questa Q. Ah, è il tempo di cura. Ok, abbiamo un cooldown. Bam, bam e spam. Bam. Una combo. No, mi ha preso. Come ha fatto? Ah, non mi hanno preso i piccoletti, cavolo. Eh sì. Mo, arrivato. Un po' esagerato, non pensi? Un po' troppo fiducioso nelle due mosse. Ok. Intanto eliminiamo pure i piccoletti qua. Oh, mamma mia. Bam. Mi stanno a menare i piccoli. Ok. Dai, menaglie. Tu, per favore. Aia. No. Mamma mia. Cioè, mancato. Da quelle piante ne escono un quintale comunque, posso dirlo? È un po' troppi forse. No! Madonna. Ok, non ho usato altre pozioni. Ho rischiato veramente tanto. E tre potenziamenti, ok. Ci abbiamo Static Charge. Applica due cariche con i tuoi attacchi veloci. First one free. Whenever you get a new power, upgrade it tons. Interessante. The best defense, ogni 10 hit guadagni uno segmento di scudo. Interesting, diventiamo più resistenti. Allora, io non ho visto tutti i comandi, quindi sicuramente sbaglio qualcosa. Le pozioni le ho finite.
cercando di capire qualche altro comando, magari se c'è. Allora, L shift order in court, pound ahead, ok. Quello sarebbe il nostro tasto destro e le variabilità. Ok, when you quick rise, heal for 50. Non so che cos'è un quick rise. Abbiamo anche la mappina per guardare il progresso. Ok, possiamo abbandonare la run se non vogliamo morire. Carino, carino, carino. Io proseguirei un altro giretto se fosse per noi, che dite? Siamo in fin di vita, quindi siamo molto a rischio, sinceramente. Devo sperare di prendere abilità un po' più curative. Lo coso gira. Aia. Ah, ok. Ok. Vai così, eliminiamoli male. Madonna, quanti! No, vabbè, siete troppi, ce muoio. Mi sa che ce muoio, raga. Ce muoio, ce muoio. Bam, ma questo è doppio. Raga, questi sono uno sopra l'altro. L'avete visti? No, esplodono. Esplodono. Boom. Che killa d'aria. Ok, per fortuna che l'ho mandati là sopra. Ok, ne ho eliminato un altro. Comunque c'ho pochissima vita. Come si recupera, raga? Non ho capito come si recupera. La pozione non ce l'ho. Bam, ok. Mi devo ricordare questa cosa. Tam, 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 tam. In realtà ho fatto una combo di meno, però va bene. E che cos'è quello? E se, vabbè. Mini boss della stessa tipologia di quello precedente. No, aiuto. Bam. No. Aia. No, non ci credo. Mi è riuscito a eliminare. Mi sono fatto ammazzare. Ok. Posso continuare? Ho capito. Va bene. Quindi diciamo le run si fermano. O si può continuare. Vengo acchiappato e mi riportano in base. Così vediamo pure come funziona la morte. Interessante. Che face, resuscita? Ok, mi riporta a una sorta di villaggetto che mi ricorda tanto un altro villaggio ben conosciuto. Ok, possiamo riparlare col cane, per esempio. Ok. Perfetto. Ovviamente ci ridice le stesse cose. A sinistra abbiamo la lista di tutti i comandi. Full charge Ivy combo Ender, quindi 1, 2, 3, 4 e bam, caricata, no. Ok, space back. Che cos'è questo? Non capisco. Full charge a golf swing, space back. Ah! Questa è all'indietro e questa è in avanti. No, è sempre così, perfetto. Discover more combo combinando i tasti. Quindi facendo questo si possono provare più varie combo. Ok, interessante. Quindi dobbiamo scoprire noi come funzionano le combo. Allora, inventario con la I. Possiamo vedere l'inventario del nostro personaggio, le armature, l'arma. E probabilmente si potranno o droppare o acquistare. Ovviamente abbiamo anche una pozioncina. E se andiamo qua sull'aeroplanino, penso che ci rimandi in volo verso uno dei dungeon. Possiamo entrare e lo dobbiamo completare, ok? E ci dice quali sono i mostri nativi del vario dungeon. Interessante, ragazzi. Allora, che ne pensate di questo gioco se dovesse uscire anche a giocare multiplayer con qualcuno di voi su Steam? Non sarebbe divertente da portare avanti, anche da farci qualche live? Vi ricordo che questo gioco è stato fatto dai creatori di Don't Starve. Ancora non è completo, per adesso è solo una demo, però spero che esca molto presto perché vorrei portarci qualche episodio, quindi ditemi voi se vi interessa. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag con il nome del gioco oppure comproviamolo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo video quando uscirà e se lo volete.